Ragazzi, oggi abbiamo una nuova avventura. E come vedete, non sono solo. Ciao, raga. È tutto storto qua, vabbè. Vabbè. Allora, noi siamo pronti a partire? Noi siamo pronti a partire. Ok. Allora, ragazzi, vi dico dove andiamo oggi, perché intanto non sono da solo. Come vedete, appunto, c'è Filo con me. Ciao, raga. Andiamo a Cesena. Andiamo a Cesena, sì, perché andiamo a vedere Cesena Carrarese. Andrò a vedere la Serie C, non per la prima volta. Tu sei già stato a vedere la Serie C? Sì, sì, okay. Volte. E quello che voglio fare in questo video è praticamente andare a confrontare la VIP Hospitality. Filo, non mi far fare il video da solo, però. Devo capire come si arriva a Cesena. No, ragazzi, voglio confrontare la VIP Hospitality della Serie C, quella di Cesena in modo particolare, ok? Rispetto a una VIP Hospitality della Serie A, ok? Tipo quella del Milan, del Bologna, della Roma che ho visto, quella del Real Madrid anche. E sono curioso di vedere le differenze. E quello che terremo in considerazione per confrontare queste hospitality sarà cibo, perché ragazzi è importantissimo, il cibo bisogna mangiare e quella è una cosa prioritaria. Ogni volta che vado in hospitality devo assolutamente provarlo. Il comfort, perché dobbiamo capire quanto sarà diverso rispetto a una Serie A, perché anzi potrebbe anche essere meglio rispetto a un hospitality vista in Serie A, perché no. L'accoglienza, anche questo sono curioso di vederla. E la visuale, che non è una cosa da sottovalutare, infatti dobbiamo capire in che modo vediamo la partita, se dall'alto, se da vicino, se avremo la possibilità di andare a bordo campo. Insomma, sono tante cose da valutare e lo faremo in questo video. Adesso andiamo a Cesena, così ci godiamo questa esperienza. E ragazzi, siamo arrivati in quel di Cesena, c'è anche Filo con noi e qua c'è lo stadio. Adesso andiamo a capire un po' la situazione, dove dobbiamo entrare, dove no, perché c'è qualche sorpresina. Infatti valuteremo a pieno questa esperienza a Cesena e vediamo come va. Filo, ma tu in tutto ciò lo sai che non abbiamo i biglietti ancora, vero? E mai li avremo. Io sono molto curioso. Qua intanto c'è lo stadio, ragazzi, perché siamo ormai a un passo. Tra poco entreremo e ci sarà appunto qualche sorpresina. Sono molto curioso di vedere questo stadio, perché l'ho sempre visto e solo da fuori, solo tipo col treno quando ci passo, perché è molto vicino alla ferrovia del treno. E secondo me è uno stadio bello, perché a me hanno sempre incuriosito in realtà quegli stadi piccoli però belli. Cioè, nel senso, non so come passarvi il termine, tutto chiuso dove c'è un'atmosfera piccolina. Secondo me sono belli, mi hanno sempre incuriosito e sono molto curioso di vedere questo stadio, che è da tempo che voglio vedere. Finalmente questa sera lo vedrò. E poi sono anche curioso di vedere a questo punto l'hospitality e tutto quello che dobbiamo giudicare. Vi ricordo cibo, comfort, accoglienza, visuale, tutto questo lo valuteremo in questo video. Lo confronteremo con gli hospitality della Serie A soprattutto, ma anche Serie B, Real Madrid, perché ho visto quelle. E poi daremo un voto finale e vedremo se veramente quelle della Serie C sono da Serie C oppure possono essere giudicate anche da Serie A. E siamo dentro. Filo, sei pronto? Sì. Cosa ne pensi? Dai. Come stadio già da qua è bello. Bello, sì. L'ho sempre visto in trasferta quando sono venuto a vedere le partite. E adesso lo vedremo da dentro. Ma sempre incuriosito questo. Vediamo. Troppo bello. Sì, direi che già da fuori si presenta molto molto bene. Siamo dentro lo spogliatoio adesso. Allora, primo approccio con gli spogliatoi, direi mica male, mi piace, anche qua lo stemma sopra, molto bello, mi piace, poi l'odore di spogliatoio si sente, sempre perfetto, e no, veramente veramente bello come spogliatoio, anche tutte le zone qua di giocatori, magliette, già tutto preparato, e qua ci sono le docce, qua ci sono docce, ok, bello. Mi piace molto. Ragazzi, dopo gli spogliatoi, piccola visita al campo e direi che ha rispecchiato decisamente le aspettative. Come dicevo, stadio piccolo ma bello, me lo aspettavo così. Sono sempre stato curioso e adesso vi faccio anche vedere una cosa. E anche il posto privato. Questo sarà quello che vedrò. Allora, ragazzi, questa visuale dal posto che andrò a occupare questa sera per la partita, già posso dirvi che è approvata. Adesso guardate dove sono. Sono a un passo dal campo praticamente
e ancora è molto presto, mancano un paio d'ore alla partita, però con calma mi sono goduto gli spogliatoi, già la zona dove andrò a godermi la partita questa sera. E poi grazie al Cesena, perché mi sono state regalate due magliette, quella in casa, la prima, e la terza maglia, quella azzurra, che penso sia fantastica, veramente sono rimasto sorpreso da questa cosa, c'è il nome dietro, Kevin26, e sono molto molto contento perché, come dico sempre, fare questa esperienza da dove sono partito, dalla mia cameretta, non me lo sarei mai mai aspettato. Quindi adesso mi godo questa serata e vediamo che cosa ci aspetta, perché ancora è molto molto lunga. Però devo dirvi che già la visuale da qua rispetto agli stadi di Serie A o Serie B non ha nulla da invidiare, anzi è uno spettacolo. Filo, allora, cosa ne pensi? Bello. Ti piace? Bello. No, sono da riminese geloso di questo stadio, nel senso che attenzione, sono sempre... Sì, è bello, tutte le volte che sono venuto da vedere partite che si fossero in Lega Pro, in Serie B, in Serie A, cioè è uno stadio troppo bello. Sì, è uno stadio, come dicevo prima, cioè io adoro questi stadi piccoli ma cioè, grandi allo stesso tempo, nel senso di atmosfera. Lo stadio della Premier League, esatto. Per quanto cioè, per è piccolino, è cioè piccolino, 25.000 posti, sì. Così io è ristretto, uno stadio del genere ha uno stadio enorme. Tutta la vita, esatto. Tutta la vita, caloroso, bellissimo. Veramente. Bellissimo. Meraviglioso. Poi aggiungerei, con i posti lì... Beh, tanta roba, oh, tanta... Basta, andiamo a continuare la visita. Cioè ragazzi, guardate dove siamo adesso, praticamente dentro... il campo quasi, è uno spettacolo. Poi la cosa che mi piace tantissimo di questo stadio è che i posti a sedere, cioè, guardate, sono a 2 metri dal campo da gioco ed è fantastico. Adesso arrivano anche i giocatori e siamo un passo da loro. Oh, adesso dopo aver visto i giocatori abbiamo apprezzato un po' il tutto, finalmente sono leggero lavoro di testare il cibo, quindi che è la missione tua, è la missione curiosa. Principale testare il cibo, che sicuramente sarà buono anche perché abbiamo fame. E ci siamo. Beh, direi che abbiamo un imbarazzo della scelta, anche perché fortunatamente ancora non c'è nessuno. C'è tutto, salata, frutta, dolce. Ora testiamo. Finalmente ci siamo, siamo a tavola, ho preso un po' di cose, assaggiamo, così iniziamo a valutare il tutto. Per il momento ho preso un po' di salato e devo dire che questo ho già assaggiato, molto molto buono. Adesso si va a provare i panini. Molto buono anche questo. Allora ragazzi, ho mangiato come un baghino. Tanto, esatto, ho mangiato tantissimo, 3-4 piatti. Ho mangiato salato, dolce. Un bagno. Fino in bagno. No, vado da bere. Vai. Tutto buono, tutto davvero molto molto buono. Poi con una vista fantastica, ci sto mangiando così, bellissimo. E adesso aspettiamo che iniziano a entrare i giocatori in campo, però davvero tutto molto buono, cibo ottimo, quindi approvato a pieni voti. Devo dire che finora questa hospitality VIP, questa zona presidenziale anche che abbiamo la possibilità di vedere, è decisamente approvata, cioè bellissima, anche meglio di alcune zone che ho visto in Serie A. Quindi bene, 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 davvero. Anche perché se uno mangia così... cosa vuoi di più? E ora dopo tutto finalmente si inizia. Da qua la partita si vede benissimo. Fine primo tempo e pausa hospitality per mangiare e bere qualcosa e poi si riparte. Devo dire che questa serata a Cesena è stata davvero super. Ringrazio il Cesena per l'ospitalità e faccio i complimenti a loro per l'incredibile organizzazione della società. Perché visto che oggi l'abbiamo messa alla prova, confrontandola su hospitality e tutto lo stadio con quello che riguarda la Serie A, analizzando cibo, comfort, visuale e accoglienza, posso dire che ha superato in pieno la sfida. Come avete capito, il cibo era ottimo, la visuale era fantastica, sul comfort nulla da dire, ma non vi ho ancora parlato dell'accoglienza e posso dirvi che anche quella è stata favolosa. Ah, e poi non credo che si veda da tutte le parti un giocatore della propria squadra che festeggia a fine partita scoprendo se avrà un bimbo o una bimba sotto il diluvio. Questo l'ho visto solo a Cesena.